Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La grazia, l'amore e la misericordia di Dio sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, nulla è scontato. Come la vita è precaria, anche la fede, la liturgia assume questo valore di discernere il tempo che abbiamo per imparare in tutti i tempi a fare la volontà di Dio. Con questo spirito entriamo in questa Quaresima, chiedendo la nostra conversione. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione, offerta e libagione per il Signore vostro Dio. Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra. Radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini, lattanti, esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangono i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità all'udibrio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. Parola di Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi in nome di Cristo siamo ambasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore,
perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Parola di Dio. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Gloria a te, oh Cristo, re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalle genti. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Entriamo in questo tempo di Quaresima, di quest'anno. Una riflessione che mi veniva è veramente questo senso di precarietà, di non abituarci. Nulla è scontato. Queste notizie che abbiamo dato, che ho dato, sbagliate alcune volte incerte, ma mi fanno vedere una cosa: quanto rischiamo di abituarci a tutto e di non comprendere i doni che Dio ci fa. Questa Quaresima, che è iniziata in questo modo così precario, ci aiuti a riscoprire che senza di Lui nulla possiamo e che abbiamo bisogno di Dio veramente. Questo chiediamo, di rinnovare i nostri cuori
in questa ricerca del Signore. Oggi più che mai, davanti alle difficoltà, alle paure, cerca Dio. Non solo gesti e abitudini, il cuore del Signore, il cuore della fede. Riviviamo tutto con cuore e mente verso il Signore. Questo chiediamo, di ritornare a una fede autentica, non solo fatta di routine, ma di concretezza, di profonde scelte per tutti, per il bene di tutti, perché dietro a tutto il caos di oggi un'intenzione è rimasta costante sempre: attenzione ai più deboli, a chi si potrebbe ammalare, a chi potrebbe soffrire e morire. Dai più piccoli a più grande, attenzione ai deboli. Questo vogliamo custodire, l'amore per i piccoli, che il Signore sempre ha chiesto. Chiediamo questo spirito in questa Quaresima, di essere attenti gli uni agli altri, nella vicinanza o nella malattia, aiutare gli altri. Raccogliamoci, fratelli carissimi, in umile preghiera davanti a Dio nostro Padre, perché faccia scendere su di noi la sua benedizione e accolga l'atto penitenziale che stiamo per compiere. O Dio, che non vuoi la morte ma la conversione dei peccatori, ascolta benigno la nostra preghiera. Benedici queste ceneri. Che stiamo per ricevere ed imporre sul nostro capo, riconoscendo che il nostro corpo tornerà in polvere. L'esercizio della penitenza quaresimale ci ottenga il perdono dei peccati e una vita rinnovata a immagine del Signore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Imporremo le cenere su tre file, al centro, a sinistra e a destra. Oh,
Preghiamo. Signore, ti chiediamo di donarci il dono della carità, dell'umiltà, della semplicità, per fare la tua volontà in questo tempo di Quaresima. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Alcune facciamo due preghiere spontanee e poi andiamo oltre. Vogliamo pregare per le persone che stanno soffrendo in questi giorni a causa di questa malattia in tutto il mondo. Aiutali, sostienili, loro, le loro famiglie, Signore, perché possano confidare in Te
aiuta i governanti di tutto il pianeta a essere uniti in questa ricerca del bene. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo per i nostri cari Nazareno, Ivan, Aurora e Sante. Dona loro, Signore, la tua pace. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Facciamo insieme il canto numero 99. Fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, alla sua santa Chiesa. Accogli, Signore, questo sacrificio col quale iniziamo solennemente la Quaresima e fa che mediante le opere di carità e penitenza vinciamo i nostri vizi e liberi dal peccato possiamo celebrare la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro innalzare un inno a te, Padre Onnipotente, e cantare insieme la tua lode. Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro egoismo ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione di Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Do
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede sui discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nazareno e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono aggrediti, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Agnello di Dio, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, facciamo insieme il canto numero 17. Non dimentichi
Preghiamo. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, Padre, ci sostenga nel cammino quaresimale, santifichi il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Per i prossimi giorni, nonostante le varie notizie date e ricevute, continueremo a celebrare l'Eucarestia la mattina e la sera. Però ci viene chiesta soprattutto un'avvertenza, quella di essere veloci, essenziali e rapidi, ma anche quella di chiedere alle persone anziane, malate o deboli di poter seguire l'Eucarestia da casa, di non dimettersi a rischio in questo momento per la Santa Eucaristia. La possiamo seguire da casa attraverso i mezzi di comunicazione, attraverso il canale YouTube della parrocchia, ma soprattutto possiamo pregare da casa. Le chiese saranno sempre aperte. Guardate, riscopriamo il bello della casa, del pregare in casa, in famiglia e, se possiamo, nelle nostre parrocchie. Approfittiamone di questo tempo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nell'amore del Signore andiamo in pace. Grazie a Dio. Concludiamo la celebrazione con il canto numero 27.